Coach, dipinto un successo meritato al termine di una prestazione che ha visto partire molto bene e poi comunque lottare anche quando Altotevere ha saputo reagire nel terzo set. Sì, c'è da fare un grande applauso e ringraziare i ragazzi, perché dal primo momento abbiamo avuto un grandissimo atteggiamento. Io lo chiamo atteggiamento da scudetto, perché in tutte le ultime partite stiamo giocando con un grandissimo atteggiamento. È una grande disciplina tattica, perché avevamo su ogni azione abbiamo fatto veramente un grande lavoro. E nel terzo set siamo un po' scesi in un momento di concentrazione, loro chiaramente hanno provato a cambiare qualcosa, a rischiare anche, e noi abbiamo concesso anche, no? Però siamo stati bravi a stare lì e poi a venire fuori anche nel terzo set. La squadra si è rinforzata anche grazie al mercato, però cosa è cambiato nel vostro atteggiamento da dicembre in avanti? Perché avete conquistato tante vittorie anche importanti. Sì, è cambiato che è arrivato il palleggiatore all'inizio dell'anno, quindi ci siamo trovati improvvisamente con un nuovo regista. C'è un film, il giorno prima di cominciare a girare cambia regista, no? Allora abbiamo giocato per le prime partite con Spirito, il ragazzo giovane che è all'altezza di giocare anche queste partite, perché è veramente bravissimo, e abbiamo dato il tempo al cubano di, dopo alcuni anni che non palleggiava, di adattarsi al nostro gioco più veloce, europeo e agonisticamente da adattarsi, per poi metterlo in carreggiata. Poi è arrivato anche Maurice come opposto, che devo dire la verità sta giocando anche bene lui, no? Quando abbiamo trovato un momento più di tranquillità abbiamo ritrovato una continuità e stiamo giocando anche a buonissimi livelli. Penso che i ragazzi si meritano i complimenti di tutti gli addetti ai lavori che stanno avendo, perché stanno facendo un bellissimo campionato.